Il calendario delle uscite di giugno già rivela il torpore estivo che avvolgerà il mercato fino a settembre. Gli entusiasmi cominciano a spegnersi, sugli scaffali arrivano disimpegnate produzioni da spiaggia e insomma pure i videogiocatori si prendono qualche mese di vacanza. Non manca per fortuna qualche prodotto di rilievo, che spicca sugli altri e mantiene attivi gli irriducibili. Ecco il nostro elenco dei titoli che si sono contesi il premio come miglior gioco del mese, assieme al vincitore di questo giugno un po' smorto. Il primo fra i nostri runner-up è MotoGP 14, racing game su due ruote sviluppato dall'italiana Milestone, che ha deciso di fare il grande balzo presentandosi con una versione next-gen sul nuovo hardware di Sony. Il simulatore ha compiuto grandi passi in avanti su ogni fronte, migliorata notevolmente la fisica di gioco che adesso sostiene un driving system incredibile e realistico, ma come sempre scalabile per non spaventare troppo i neofiti. Le campionature ex novo fanno il paio con una componente tecnica che, nonostante qualche incertezza nella realizzazione delle piste, eccelle quando si esaminano i modelli, che risaltano in maniera netta e decisa. Buona la mole di contenuti e di modalità per un titolo che ogni appassionato di moto non dovrebbe lasciarsi scappare. Dopo aver fatto passare notti insonni ai possessori di 3DS, Pulblox World, sviluppato da Intelligent System, compie il grande salto e arriva su Wii U. Lo fa recuperando in buona sostanza la formula classica, aggiustata qua e là con nuovi elementi. C'è sempre un editor di livelli che permette di costruire i propri puzzle, ma gli stage machiavellici costruiti dal team di sviluppo bastano e avanzano a delineare il profilo di un prodotto ben riuscito e ancora fresco. È strano vedere ancora, a 5 anni dalla release originale, una nuova edizione di Street Fighter 4 finire tra i runner-up. Eppure, all'introduzione di 5 nuovi personaggi, la versione Ultra del picchiaduro Capcom opera importanti revisioni alla formula di gioco, scardinando le strategie già consolidate e di fatto riconsegnando alla community un beat'em up da studiare con attenzione. Ottime anche le nuove modalità aggiunte per l'allenamento. Torna il corsistico di Codemasters con un nuovo capitolo che abbandona la numerazione progressiva. Grid Autosport convince grazie ad un buon comparto grafico e ad un solidissimo modello di guida, in grado finalmente di fare davvero la gioia di tutti i fan. Peccato tuttavia che alla carriera si affianchi una modalità online che non riesce a veicolare un buon senso di progressione. Poco male, anche per il lavoro svolto sull'intelligenza artificiale, che per una volta riesce davvero a dare un'idea credibile di competizione, il titolo rimane consigliato a tutti i fan della serie e in generale agli appassionati di racing game non simulativi. Non poteva mancare fra i runner-up lo splendido Shovel Knight, uscito su 3DS, Wii U e PC. Si tratta di un action platform bidimensionale che strizza l'occhio alle produzioni 8-bit, non solo nel look ma anche nel ritmo e nella struttura. Calcolatissimo e ben sviluppato, il gioco dimostra quanto ancora possa essere attuale un'impostazione che sembrava sparita dalle scene dagli anni 90. Level design da urlo e boss fight indimenticabili compongono un'avventura da ricordare. Dopo Child of Light è un'altra delle proposte digitali di Ubisoft a guadagnarsi il titolo di gioco del mese. Valiant Hearts sarà pure lineare, con un'impostazione a metà fra platform 2D e puzzle game, costellata da una serie di enigmi che molto raramente mettono in crisi il giocatore. Eppure la produzione risalta, non solo per il suo stile unico. È la spietata convinzione con cui il gioco ci mette di fronte al dolore straziante della guerra, alle testimonianze reali, alle fotografie, che lascia in certi momenti senza fiato. In questa sua pulsione documentaristica, Valiant Hearts ha una sua lancinante originalità, arrivando a insegnare e commuovere, e di fatto rappresentando un sincero passo in avanti per il nostro media.